Dunque, esploriamo un po' questo laboratorio, cercando, scolpendo morfi, l'unico... Ah, ok, voce bestiario aggiunta. Eh sì, ciao. Mi è sempre da premere B. Vabbè, vediamo che voce immagino agli insettoidi, infatti. Aggiunto... O qualche dettaglio alle scolopendre, può essere. Ma va bene, va bene. Esaminiamo. Guessing this man didn't come here willingly. Può essere. Era comunque spinto anche dalla disperazione. Intriguing as machinery goes, but how do I start it up? Come l'accendo? Perché vogliamo accenderla? Oh, vabbè. Cos'è, un cristallo? Forse? Sì, ok, ok. Uno, perfetto. Manca un altro. No, così interagiamo. Eh sì, qua ce ne sono tre, quelli che abbiamo visto. Trasmutatore di mutagene da blu a verde. Ok. Quite the library. Mostly tomes on mutations and genetics. Prima di considerare le mutazioni del Witcher, senza ancora trattare della ricerca, si dovrebbe prima prendere in considerazione la fisiologia specifica e la biochimica di questi individui. Le trasformazioni che subiscono durante la prova delle erbe e che vengono considerate irreversibili causano infertilità e aumentano notevolmente la forza fisica, acuendo al contempo i cinque sensi. Il procedimento priva inoltre i Witcher delle emozioni e dei riflessi umani. Anche se le informazioni riguardo alla prova delle erbe e alle altre trasformazioni di cui sono oggetto i Witcher sono gelosamente custodite dai loro stregoni, Ludovic Celestin di Banard sostiene che le proteine degli scolopendomorfi grigi, comunemente noti come vedove bianche, costituiscono la base dei mutageni. Le ricerche che confermerebbero questa teoria però sono andate perdute. Ah. Ok. Ok, qua ci abbiamo un altro passaggio, ma aspetta. Io voglio cercare la... Eccolo, forse abbiamo trovato. Perfetto, perfetto. Allora adesso possiamo vederci gli altri. Aspetta, interagisci. Just need to pick an entry. Secondo. Observation 22. Despite applying a surfeit of toxic substances, significantly more than usual, the subject displayed no symptoms of overdosing. I believe this to be an effect of the mutations. Thus, a minor success. This mutation should allow Jerome better to tolerate toxicity. E la quarta. Observation 58. Sometimes failure is the catalyst for success. I've discovered a method by which one type of mutagen may be transmuted into another through the addition of certain ingredients. This is a great day for science. In addition, I observed that today's dose of mutagens brought the subject to the brink of death. He then suddenly awoke, revived, his strength renewed. Not wholly, of course, but he did in a sense come back from the edge of death. Whether this is attributable to his mutations or to pure coincidence cannot be ascertained. I must conduct further experiments. Ecco, sì, praticamente. Ok, usciamo pure. Seen enough. Praticamente lui all'inizio potenziava, diciamo, le mutazioni già presenti per poter tollerare l'antimutagene, praticamente, però alla fine non ha funzionato. Preserved organs. Hope their donors weren't forced to give them up. Ah, qua c'è un cristallo. Quello si può attivare con l'hard. Esatto. Chissà dove andremo a finire, però. Vediamo.
Ah, è l'uscita? No, ma io non volevo uscire. Però potevate dirmelo. Aspetti, torno dentro, eh. Siamo tornati nello stesso punto. Ok. Noi dobbiamo finire la missione prima. Dobbiamo andare di qua. Guardate che mi sa che c'è un mostro. Cos'è, uno scalopendra sarà? E infatti vedova pallida, sì. Ah, ma sono tanti. Sono qua, venga qua. Sono in due. Aia. Perfetto. La prima è morta. E adesso tocca anche a te. Merda. Aia, aia. Vieni qua, vieni qua. Ma no, proprio dal lato sbagliato. Guarda te che sfiga. Vabbè, continuiamo. Meglio. Allora, basta. Adesso ti becco in una maniera normale, eh. Ah, maledetta. Di poco. Esatto. Olè. Sorry, need your eggs. Le uova questa, no? Questa? Aspetta. Uscio. Mi sembra da... Ottieni l'albume di scolopendra gigante mutata. Ma non me le ha date. Vediamo di qua. Dai, ce ne sono altre. Sì, ce ne sono altre. Fare un colpo pesante, ma non avevo abbastanza vigore, me ne sono accorto dopo. Ce ne sono un po' però di ste scolopendre mutate, eh. Dai, venga qua. No, non era dentro. E muori. Porca vacca. No, non è di... No, merda, è fuggita prima. Venga qua, maledetta. Oh, che cavolo. Perfetto. Vediamo un po'. Capace estratto. Mutagene rosso maggiore. No, neanche questa ci ha dato le uova. Ah, ma no, ma ok. Troviamo così, ok. Albume di scolopendra gigante mutata. Vai, vai, prendiamole tutte. Prendiamole tutte. E questa sta... sta ballando. Ah, questo qua è da sfondare. Ok, siamo al laboratorio. Metti l'albume di scolopendra gigante mutata nel macchinario del professore Moreau e poi attivalo. Ah, ok. Ah, ecco perché dobbiamo attivarlo. C'era un motivo. E si mette da dove? Dall'altra parte. Sì. Ok.
Spogliati, attiva il marchingegno di Moreau. Ah, ok. Ah, ok, devo proprio... Allora, aspetta. Se quindi ci disequipaggiamo tutto. Cioè questo, questo. E anche, presumo, proprio in mutande dobbiamo rimanere, va bene. Ok. Professor's mutagens might work on me as they did on his son. Well, time to find out. Sembra una cosa delle torture, però vabbè. Urca, siamo tossici al massimo. Mutazione, hai sbloccato il sistema delle mutazioni. Le mutazioni permettono di ottenere nuove abilità non accessibili agli umani. Per saperne di più, accedi alla schermata del personaggio. Cioè, aspetta, scusa. Personaggio. Allora, premi Y per accedere alla schermata delle mutazioni. Ok. Ricerca mutazione. Per usare le mutazioni devi prima compiere ricerche. Per farlo scegli una delle mutazioni disponibili. Per completare le ricerche su una mutazione devi investire il numero richiesto di punti abilità e mutageni. Mutazioni avanzate. Scegli una delle mutazioni avanzate. Mutazione, per sviluppare una mutazione avanzata occorre sviluppare prima quella base. Beh, ovviamente. Maggiori informazioni al riguardo si trovano nella descrizione della mutazione. Ok. Ah, quindi sì, una specie di albero abilità delle mutazioni, a quanto pare. Tipo questa, sangue tossico. Ogni volta che vieni ferito durante un combattimento corpo a corpo, il nemico subisce un danno pari all'1,5% del danno inflitto per ogni punto di tossicità. Attualmente 1,5 fino a un massimo del... Non si capisce. Aspetta, di usare alchimia bisogno di 2 punti abilità e mutagene... Beh, di mutagene ne abbiamo un'infinità, non li ho mai venduti. Però servono i punti abilità. E a saperlo, magari... Magari... Reazione letale. Gli attacchi con la spada causano il 25% di danni in più agli avversari umani immuni, ai contrattacchi e ai mostri. In tutti gli altri casi, se la vitalità del nemico è inferiore al 25%, il contrattacco attiva una mossa finale. E invece questo è sensibilità magica. I segni possono infliggere colpi critici. La probabilità di critico e il danno causato aumenta in proporzione all'intensità del segno. Probabilità attuale è il 36% di infliggere il 157% di danni aggiuntivi. I nemici uccisi da colpi critici inflitti da segni esplodono. Figata. E poi vedete, ci sono, vabbè, quelli avanzati, ovviamente. Che però immagino che appunto bisogna, per avere questo bisogna sbloccare questo, eccetera eccetera eccetera. Va bene. Guardate che roba. Praticamente abbiamo sbloccato, eh sì, degli slot. Esatto. Ecco, in questo caso però, perché adesso noi siamo a un livello piuttosto alto. E quindi in questo caso... No, non lo so, ci sto solo pensando, ma non so se lo farò. Perché comunque le cose che ho... Cioè, mi servono, voglio dire. Le cose che ho sbloccato. No, però solo... Vabbè. No, stavo pensando di magari prendere quella pozione che ridistribuisce i punti abilità. Però no, è un po' inutile, perché effettivamente noi alla fine abbiamo preso almeno la maggior parte delle cose che abbiamo preso le stiamo usando, vabbè, tranne, vabbè,
fendi corazze, no, fondi corazze che adesso non usiamo più, ma qua nell'alchimia usiamo tutte e tre. Qua ne usiamo solo uno sull'altro, su due praticamente, quindi sì, recuperiamo qualche punto, però neanche poi così tanto. Beh, vediamo, vediamo. Per ora non faccio niente, al massimo ve lo faccio vedere, ma ok, beh, io mi rivestirei. Sì, praticamente adesso possiamo diventare ancora più forti volendo. Vai, mettiamoci le nostre cose, questo. Questo. E ecco fatto. A posto. Usciamo dal laboratorio. Vabbè, interessante comunque. Trova Palmerin e chiedi di più. Ah no, ok. Abbiamo finito allora. Su. Ok. Beh, interessante comunque come cosa. Abbiamo sbloccato. Ah, ok, adesso la balestra possiamo metterla anche in acqua. Beh, abbiamo aggiunto questa novità. Ok, fammi uscire dall'acqua. Fermo. Fammi uscire. Esci dall'acqua, Geralt, dai. No, non ce la fa. Forse da qua, ecco. Perfetto. Allora, vabbè, ma andiamo. Proseguiamo con la prossima missione. Vediamo. Questa. Ah, questi sono ai pugni rabbiosi. Ok, tipo lupo rabbioso. Va bene. Soltanto uno. Però questo non c'è il livello. La guerra del. Ok, questo bisogna aspettare 3 giorni. Mi sa che non sono ancora passati. Anche perché non ci ha detto niente. Questa è il 40. 36. Ma facciamo questa. Soltanto uno. Che non c'è il livello. Dov'è che si trova? Ah, qua. Ok. Beh, allora mi sposterei qui. Tipo. Nostro viaggio rapido. Ah no, interessante quella delle mutazioni. Se appunto avevo dei punti conservati potevo usarli. Beh, adesso ma adesso magari lo facciamo, cioè nel senso aspettiamo ad avere 2 punti, anche se per avere 2 punti bisogna salire di 2 livelli, facciamo una mutazione extra praticamente. Tanto di mutageni ne abbiamo un'infinità. Da quel punto di vista non abbiamo problemi. Semmai abbiamo problemi dal punto di vista di punti abilità, che non ne abbiamo. Va bene, va bene. Allora, viaggio rapido verso nord. Direi che questo qua è il punto più vicino. Ok. E dobbiamo andare al lago, vediamo. Eccolo. E dov'è il centro del lago? Vabbè, ci tuffiamo. Altro bagno. Ispezione all'isola di Lac Cela. C'è lui al centro. Ma ci si può parlare. I'm walking on water. Ah. Just like. Like who? Like a pond skater. Who are you thinking? No matter. I suppose you thought nothing else in life could surprise you, eh? Wrong. Stiamo camminando sull'acqua. Ma che roba. Ma qua c'è una spada. Tipo la spada nella roccia, però non è nella roccia. Vabbè, forse si parla con lui, sì. Hey, happen to know how the hell I can walk on that water? Naturally, I know.
Since time immemorial have I dwelt in solitude on this shore, and I can testify to the extraordinary nature of the lake. What's so extraordinary about it? I mean, besides the fact that you can walk on its surface. A sword, most wondrous, lies in its depths. I watch over it. E non è proprio sul fondo, ma... The blade may be grasped solely by one who possesses the five chivalric virtues. Folk call me a lot of things, but virtuous? I don't know. Yet I do know, for I know who you are. You have proven yourself capable of great sympathy. You are a man of honor, as many can attest. Of humble means yourself, you show generosity to others. To acquire the sword, you must first convince me you are worthy. The inscriptions on these stones describe the five virtues: valor, honor, wisdom, sympathy, and generosity. During your time in Tucson, you can prove these virtues dwell in your heart. In this world, there are many in need. They will help you prove your chivalry. Ah, sì, sì, lo so. Vediamo. Ah, ok, allora aspetta l'occasione giusta per dimostrare il tuo valore, aspetta l'occasione giusta per dimostrare la tua saggezza, opzionale, leggi le iscrizioni sulle pietre. Beh, leggiamo, già che siamo qua, leggiamo le iscrizioni. Il valore non è la sola dote dell'uomo degno, ma esiste uomo degno che sia, privo di valore? Chi possiede tale qualità non esita a schierarsi contro la maggioranza per difendere ciò in cui crede, a prescindere dalle conseguenze. Vediamo. Ci sono molte caratteristiche che svelano la vera natura di un uomo, ma è la compassione ciò che distingue gli uomini dalle bestie. Chi prova empatia verso i propri simili non può ignorare le loro disgrazie, al contrario difenderà i deboli. Vediamo questa. L'onore non si compra e non si vende, perché vale più di qualsiasi tesoro. Tuttavia lo si può perdere e chi lo perde vede macchiato il suo nome per l'eternità. L'uomo onorevole si erge in difesa delle sue azioni, affronta qualsiasi sfida e rifugge dalla menzogna. E direi l'ultima pietra. La saggezza è una virtù, andrebbe coltivata per tutto il corso della vita. Non si è mai abbastanza saggi, vero? Vero? E il saggio lo sa, negli anni dovremmo cercare di compiere scelte sagge, e non sempre le scelte sagge sono le più facili, semmai il contrario, ma certamente esse cedono persone migliori. Ah, ne mancava una forse, ah sì, la prima. Nessun uomo può dirsi giusto se non condivide la sua ricchezza con gli altri, la generosità ci rende degni di vivere e sereni nel morire. Ah, e quindi ok, non abbiamo indicatori. Allora forse sì, abbiamo, diciamo, dovevamo in origine, come posso dire, sono 5 pietre, quindi in origine forse avevamo 5 situazioni dove noi però ne abbiamo risolte 3 praticamente, visto che ne sono rimaste 2. Quindi forse ci siamo dimostrati saggi, no, perché dobbiamo ancora aspettare l'occasione. Valorosi neanche. Ci siamo dimostrati, cos'erano le altre, giusti, tipo, onorevoli e poi non mi ricordo. Ah, bene, bene, senza saperlo. Ah, quindi è una missione, ok. Cioè, anche questa bisogna aspettare, va bene. Ok, tornare qua quando abbiamo, diciamo, soddisfatto tutti i requisiti, allora. Bene, ma allora adesso a questo punto magari ci facciamo qualche scazzottata. Vediamo dove dobbiamo andare. In città praticamente. Ok. Ok, va bene. È figo però camminare sull'acqua, eh. Potevamo farlo anche qua, l'effetto non si può estendere.
Vabbè, allora qua torneremo, quindi vuol dire che quando abbiamo completato, diciamo, le ultime diciamo due pietre rimaste, ecco, diciamo così, torniamo qua, presumo che ci avvisino e ci danno la spada. Allora, chissà che spada, come... Vabbè, che noi usiamo comunque sempre comunque l'equipaggiamento da Witcher, ma però sarebbe interessante vedere anche quella spada come tutte le altre che abbiamo trovato. Allora, andiamo qua prima. Speriamo di non essere sconfitti, ma la mente è già così. Subito. Qua dentro? No. Come al solito sbaglio sempre strada. Qua forse. Bisogna fare qualche giro strano. Su in alto, dice. No, però qua non si entra. Beh, seguiamo l'indicatore. Scusi. Seguiamo l'indicatore, vediamo dove... Ecco, avevo sbagliato proprio totalmente strada, mi sa. Ah, ma no, scusate, l'indicatore ci dà... Quale sarà questa? No. Forse... Ma sarà la prima? Ecco, la prima. Esatto. Ah, era di qua. Siamo andati dalla parte sbagliata. Beh, ovviamente. Come al solito. Che strada mi fai fare, scusi? Pensavo fosse qua, vediamo. Ah, beh, io mi butto da qua, scusate. E sono già arrivato. Oppa, va un pavone. Con chi bisogna parlare? Con lui. Oh, now you look to be a man in search of exertion. Hey, Whitelocks, would you dare to fight Colossus? Va bene, va bene. Chiediamo. Colossus. Interesting as monikers go. Or is that what his mother called him out of the womb, too? Why would she not have? Colossus. It rings out with pride and passion. So, will you fight? Certo, certo, sono qua apposta. Ah, ok, massimo, massimo. Speriamo. No, vabbè, 99. Va bene. Ah, boring. I'm not interested. Quick I am. Too quick for you. It'll be knick-knack, patty-whack. Here's your armbone. Where's the sport in it? Don't want to fight? Why bother looking for challengers then? Wasting my time. Whoa, a bit testy are we? A witcher, right? Let's do it like this. You parry three blows I throw your way, you win. But you can't swing at me, not once. Just deflect my blows, got it? Catch three of them and I'll toss you double your wager. Feeling that generous? No, I just know you can't do it. No one's ever done it. Too fast, see? So, willing to try for three blocks? Bah, non so. Non so se c'è qualche fregatura, ma... Vabbè, dai, stavolta accettiamo. Fine. Doubt I'll have any trouble deflecting a few blows. That I get. At long last, one with a sportsman's soul. Now, listen. The rules say you're not to start your parry until I've cocked my fist. Ah, ok, parla al momento giusto. Not allowed. Ho capito. Ladies and gentlemen, witness a most peculiar fight. How shall I say this? The Witcher has accepted a colossal challenge. Vediamo, vediamo. Quindi quando lui attacca io devo pararmi in quel momento. Come on, come ok, ok, va. Aspetta, aspetta, aspetta. Parato due, manca uno. È fatto. Incredible. The Witcher has parried Colossus's blows. No one's ever managed that feat. Here's your due. Non mi è sembrato difficile, ma va bene. Now to face the maestro.
All you've left are rambles with Mancombe and the knight known as Still Waters. Seek out the knight in the heart of Oatville, near Mountebank Alley, whereas Mancombe loiters about the docks south of that district. Va bene, adesso andiamo a sconfiggere anche gli altri. Beh, qua si è stato molto facile, anche perché abbiamo, diciamo, ricevuto altre 100 corone. Qua stiamo guadagnando bene, 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 bene. È stata questa variante, vabbè, non mi è dispiaciuta, è stato piuttosto semplice, ma mi sa che le altre due non saranno così semplici.